Buonasera di Stefano. Bentrovati. Senta, no, non c'entra niente col discorso che per cui l'abbiamo cercata, ma un'opinione su Halloween ce la dà? Ma comunque, per me è una festa che ha dei tratti tradizionali precedenti anche al cristianesimo. Sapete che comunque prima del cristianesimo anche da queste parti ci sono stati circa 2000 anni di storia precedente fatta di politeismo, e quindi questo, diciamo, è una ritualità che si avvicina a quel sentire, a un collegamento fra il mondo dei morti e quello dei vivi, che mi trova favorevole. Se può quindi stasera va a festeggiare Simone Di Stefano di Casa Paolo, vestito da? No, lo festeggiano i bambini perché lo ritengono. Anche gli adulti vanno a festeggiare, si divertono, ne approfittano per bere qualcosina in più. È una festa da rimorchio, sì. Diciamo, quindi tipicamente. Quindi siamo tagliati fuori. Cioè, diciamo, sentivo dei discorsi oggi all'uscita di scuola dei 14-15 anni, perché io abito in un quartiere popolatissimo di scuole, per fortuna, quindi tanta bella gioventù, però mi sono tappata le orecchie a un certo punto. Mi sono messa nei panni dei genitori. Era chiaro. Era molto. Mia figlia che stasera va a una festa. Oh no! Quanti anni ha sua figlia, se di Stefano? Quando era di 13 anni. deve andare a riprendere. Non la facevo neanche andare da sola. Ho la figlia di 13 anni anch'io, scusa. Sei nella casa con gli amici di scuola, insomma. Anche quelli che facevano quei discorsi. Io penso a quella che è stata la nostra gioventù. Io a 14 anni prendevo un motorino, con un motore mi facevo la pontina per andare a Sorbaglianica, a 14 anni, senza telefonini. Se lo facessi oggi miei figli sarei fuori di testa. Quindi comunque si può festeggiare. No, sa perché gliel'ho chiesto? Perché questo rientra nel discorso, attenzione, no, perché vanno perdute le nostre radici cristiane, cattoliche, eccetera, eccetera. No, perché? No, le radici si tengono, anzi, si tiene viva una spiritualità anche diversa, ma che comunque è spiritualità, insomma, meglio questo che il materialismo globalista, ecco, sicuramente. Meglio questo che il materialismo. Comunque dicevamo che non l'avevamo chiamata per questo motivo. In realtà, per una circostanza legata sempre a Facebook, e non è la prima volta neanche su questo che la invitiamo ad essere ai nostri microfoni, in parte rientrata, perché poi ci siamo sentiti ovviamente in privato, Facebook oscura primato nazionale, la testata di Casa Pound. Poi che fa Facebook? Ci ripensa? Che è successo? Innanzitutto, specifico che per quanto vicino a Casa Pound la testata è sempre dell'editore. Vado sui titoli, in questo caso era il secolo XIX, poi che ovviamente c'è il Fatto Quotidiano. Sembra un giornale di partito, poi il giornale di partito per fortuna non esiste neanche più, quindi a parte quello che ci ha lasciato, mi pare, 90 milioni di euro di buco, che era l'Unità. Però a parte questo, purtroppo, diciamo, almeno questa volta è andata meglio, perché evidentemente forse qualcuno si è fatto sentire, non lo so, perché a questo punto anche l'ordine dei giornalisti, sapete che le testate, lo sapete benissimo, insomma, siete una testata anche voi, sono autorizzate dalla magistratura, non è che Facebook può mettersi sopra la legge, sopra lo Stato, sopra l'ordine dei giornalisti e decidere questo parla, questo non parla, quindi secondo me si sta andando un po' oltre, e c'è tutta una critica che non viene soltanto dal mondo sovranista, ma anche da pezzi della sinistra, che inizia a pensare che questi social e questi media in qualche maniera devono rispettare le regole. Anzi, addirittura c'è una candidata dei democratici americani che ha detto a Zuckerberg che se continua, se questo è l'andazzo, loro prendono, si spacchettano l'azienda. Sapete che ci sono delle leggi antitrust ferocissime negli Stati Uniti, e chi si è visto si è visto. Quindi secondo me devono stare molto attenti, è bene che ci sia una critica che arriva da tutte e due le parti. Come al solito, i non pervenuti sono quelli del PD, che va tutto bene, no? Finché non tocca a loro va tutto bene, ma tanto è toccato anche a loro, perché pochi giorni fa alcune pagine legate al PD che sostenevano i curdi sono state chiuse da Facebook, perché Facebook sta con Erdogan, quindi insomma è un po' complicato, e bisognerebbe forse interrogarsi più su questo rispetto a che magari fare le commissioni contro l'odio, no? Questa commissione contro l'odio come la giudica di Stefano? Ma veramente è un classico strumento per cercare di attaccare in qualche modo l'avversario politico, perché poi insieme all'odio e l'antisemitismo
ci hanno messo ovviamente il razzismo, il nazionalismo, l'etno centrismo, cioè tutto quello che, cioè, insomma, buona sostanza, se parli male dell'immigrazione o del globalismo ti devo in qualche però maniera, no, sì, Stefano, no, non è non è così però questa volta poi dopo possiamo interrogarci su ci sono delle leggi ferocissime sul tema e si vede che non bastano, che si configura addirittura in reato d'opinione, cioè si vede che serve anche parlarne, se serve capire come scrivere una legge, perché se no chi è che dice cos'è l'odio? L'imam e il prete, cioè chi è che stabilisce l'odio? A parte il fatto che le commissioni parlamentari di solito non servono a niente, no? Questo storicamente non servono a niente, però non è servita assolutamente a niente. La famosa commissione stragi, 13 anni di attività, milioni di euro spesi, palazzi affittati, dove dentro c'è la commissione stragi, non ha risolto niente. Esiste la legge, i magistrati la devono far rispettare, punto, secondo me. A volte diventa uno strumento politico per attaccare, cioè la commissione antimafia, per esempio, svolge questo lavoro in previsione delle elezioni nazionali, fa il suo comunicato a 24 ore del voto dove dice: in questa lista ci sta questo personaggio che ha questo reato, in quest'altra lista ci sta, e alla fine è uscito fuori su tutti i giornali, la commissione antimafia dice che c'è un ladro candidato alla presidenza del consiglio, e poi si scopre che questo ladro ero io, perché avevo rubato la bandiera dell'Unione Europea in una manifestazione politica dal palazzo, quindi c'era questo pericoloso criminale segnalato dalla commissione antimafia, e questo era il lavoro della commissione. No, beh, ci sono audizioni anche importanti, però adesso forse è un po' sminuire tutto, no, di Stefano? O no? No, perché no, io penso che però la sinistra e il Movimento 5 Stelle si stanno abitando su loro stessi, anche in base alle disfatte elettorali, ormai assisteremo a cose che sono sostanzialmente quasi fatte solo per ripicca, quindi fino a che poi comunque sia il voto degli italiani non li manderà all'opposizione, per non dire altre parole, quindi purtroppo assisteremo a 2-3 anni di imbarbarimento su temi che di politico hanno veramente poco. Una commissione sull'emergenza abitativa la facciamo, una commissione sui salari bassi, cioè di che stiamo a parlare? Io non la vedo questa emergenza dell'odio. Poi, cioè, voglio dire, se domani mi dimostrano che funziona, cioè nel senso che per esempio anche gli antifascisti che spargono odio a piene mani, che minacciano, che dicono che la Meloni è da stuprare, anche quelli verranno messi in gattabuio o silenziati, io sarò contento, ma fin qui ho visto solo andare in una direzione. È chiaro che debbano essere strumenti che non possono prevedere due pesi e due misure, questo almeno dal nostro punto di vista, ma beh, abbiamo ospitato un sacco di voci politiche in queste settimane laddove abbiamo parlato di questi temi e mi sembra che ci sia stata unanimità. Certo, rimane un po' strano il fatto che poi ci siano state diverse persone che si siano astenute e della stessa area politica, anche questa è una casualità di Stefano? Ma perché questo, come gli elettori di questa area politica, che ci rappresentano ampiamente la maggioranza degli italiani, capiscono che questa sorta di commissione non è semplicemente uno strumento che vuole cercare di togliere la parola su degli argomenti che invece sono di attualità strettissima: l'immigrazione, gli ingressi dei clandestini, la sostituzione etnica, i progetti folli firmati e controfirmati da editorialisti di Repubblica, del Corriere della Sera e di grandi media, che ci dicono che noi tutto sommato ci dobbiamo estinguere perché questi nuovi popoli che arriveranno ci sostituiranno. Non è aria fritta, cioè lo scrive Scalfari, lo scrivono sul Corriere della Sera gli editorialisti, quindi cioè non si potrà più discutere di questo, perché arriva la commissione che dice: no, questo è razzismo, questo è etnocentrismo, questo è nazionalismo. Cioè, amare la propria nazione, la parola nazione non è vietata, eppure se voi su Facebook provate a registrare per esempio il primato nazionale su Facebook, che si chiama il primato nazionale, perché nazione non si può scrivere. Cioè, se voi volete registrare qualcosa, provate a registrare una pagina col suffisso nazione e scoprirete che questa parola è vietata. Insomma, vietare le parole è una cosa un po' alla Tutankhamon, ma vedete, cioè alla dobbiamo farlo questo stasera esperimento, perché Simone Santoro mi è uscito anziché Stefano Molinari. Stefano Molinari, davanti a questa sua affermazione, è rimasto un po' così, cioè dice: devo capire non se effettivamente spieghiamo meglio, perché io forse non ho afferrato bene. Se voi volete registrare un qualsiasi cosa, sì, che è www.facebook.com/nazione o Italia Nazionale o quello che si fa, nazione non si può scrivere. Provateci anche voi a casa, ecco, questo adesso, anche adesso, fate la prova. Sì,
non il nome pagina, il nome proprio quello Facebook barra qualcosa okay. con azione. Comunque, ecco, per dire che, cioè, ripeto, ci sono delle multinazionali che pensano di essere più importanti e sovrane degli stati. Abbastanza assurdo, effettivamente. Dove... Richiamo, diciamo così, agli obblighi che hanno le testate registrate, quando poi appunto si fa informazione tramite i social, assolutamente, Twitter, ma anche Facebook, insomma, le dirette ormai sono comuni, si fa informazione con i social, però questi social non hanno gli stessi obblighi delle testate registrate, ed è una cosa abbastanza strana, si prendono delle libertà che non si possono prendere. Detto questo, esistono comunque le leggi, no? Che se uno commette dei reati scrivendo delle robe può essere perseguito, insomma, no? Questo non... rimangono quelle, le leggi ci sono, insomma, ecco questo. Di Stefano, grazie, buon lavoro e buon Halloween, grazie a questo punto. Grazie, buon Halloween. Buona serata da papà che va ad accompagnare, giustamente, fa bene. Ma rimanga là, rimanga di vedetta. Sì, rimanga di vedetta. Controlli. Non perdo niente. Adesso attacca e dice: ma guarda, che forse c'hanno ragione. Un collega di padre di una tredicenne, quindi esatto. Glielo dico da collega, ecco, quindi... Esatto. Controlli. Siamo col cuore, col patema d'animo stasera. Grazie, buona serata Simone Di Stefano, grazie. Tanti messaggi, tra poco ne sentiamo qualcuno. Io prima voglio ricordarvi Sdebito. Sdebito è una scuola.